quando una persona fa parte di un'organizzazione, lascia all'interno di questa organizzazione il suo profumo. E questa persona è Lia. Con i suoi 30 anni, con la sua faccia pulita. Finalmente Lia. Non è tempo di urlare nelle piazze, è tempo di studiare, è tempo di capire le cose, è tempo di fare delle piccole proposte che possano cambiare. E io non ho in mente nessuna persona che più di Lia abbia questa caratteristica. Insegna all'università, ricercatrice a Vispi, l'anno che ha fatto a supporto del governo in Mozambico. Ha lavorato sul territorio, ha lavorato in giro per il mondo. Come hai fatto a fare tutte queste cose in soli 30 anni? Io so una cosa che amo molto di te, che quando mi fanno i complimenti mi imbarazzo, e tu vista oggi saltellare su questa sedia, questo è un buon segno, perché se non ti abituerai ai complimenti vorrà dire che continuerai a fare le cose come vanno fatte. Non è la sua candidatura, è questa, è la nostra. Lia secondo me è dato dei superpoteri. Io l'ho vista arrivare in orario all'Orchestra Verdi e al tempo stesso riuscire a convocare un coordinamento e chiudere un documento dell'ISPI in un unico pomeriggio. E a volte è molto più facile, l'abbiamo visto tante volte in questi anni, raccontare che il partito non funziona, stare alla finestra e criticare. Ho deciso di non partire il 28 ma di votare il 29 Lia. Diamoci da fare, diamoci forza. È un mattoncino in più della costruzione del Partito Democratico e noi vogliamo sia un partito aperto, contendibile, dove le persone come me imparano, si mettono alla prova, ascoltano e costruiscono un'offerta politica, costruiscono delle idee e provano a mettere in campo delle idee. Noi abbiamo il dovere di darci il diritto di avere nelle istituzioni persone valide come Lia.